Siamo tutti della FIOM, questo è lo slogan della campagna nazionale di solidarietà organizzata dalla Federazione Internazionale Città Sociale. 100 operatori sociali hanno chiesto la tessera onoraria della FIOM per rendere concreti gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana. La discriminazione sistematica operata dalla Fiat di Marchionne contro gli operai della FIOM nelle 2050 assunzioni avviate a Pomigliano è un'illegalità inaccettabile, un attacco ai diritti di cittadinanza su cui non si può restare in silenzio. Questo l'incipit della campagna di solidarietà nei confronti degli operai della FIOM, lanciata a Napoli dalla rete di associazioni, cooperative ed enti di ricerca no profit, nata a Napoli nel 2006 e presentata presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo dal presidente della FIX Salvatore Esposito, da Don Tonino Palmese, referente regionale di Libera, e alla presenza del sindaco Luigi De Magistris. C'è nel DNA della Chiesa, a partire dal Vangelo, dalla dottrina sociale della Chiesa e della sua organizzazione, un'attenzione sui temi del lavoro, sul tema della sacralità del lavoro, e il lavoro determina davvero civiltà, progresso e determina un'autentica libertà. Credo che quello che sta accadendo in questi giorni, dove un'esperienza sindacale viene esclusa da ipotesi lavorative, debba per un attimo farci fermare tutti e chiederci se questo è possibile. Fuori da questa trattativa e fuori dal reinserimento dei lavoratori non c'è, come dire, un'esplicita dichiarazione, perché sarebbe anticostituzionale. C'è un modo subdolo da parte delle aziende e di questa azienda di cui stiamo parlando, della Fiat in questo momento. Secondo le denunce della FIOM, nelle assunzioni dello stabilimento di Pomigliano d'Arco vengono sistematicamente esclusi gli operai tesserati per la FIOM. Serve inoltre un nuovo punto di vista per leggere la crisi economica strutturale come fisiologica di questo modello economico e finanziario e lo stato sociale come principio generale della convivenza naturale della nostra società. Questo il messaggio che i rappresentanti della FIOM hanno voluto lanciare e che è stato pienamente raccolto dall'amministrazione comunale di Napoli. Ci siamo schierati per i diritti dei lavoratori, che in questo momento molto efficacemente vengono portati avanti dalle battaglie della FIOM, contro la discriminazione delle fabbriche. Non è possibile che chi lotta per i diritti di tutti, quindi non solo per i diritti della FIOM CGL, venga discriminato nelle fabbriche. Si dica: non ti assumo perché appartieni alla FIOM. Questo è un atto illegale, autoritario, in violazione della Costituzione repubblicana. Oggi il Comune di Napoli non fa un gesto di solidarietà, si schiera in favore dei diritti dei lavoratori e del lavoro. Non dimentichiamoci che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e il lavoro è un diritto e non è un privilegio che ti concede chi ha il potere.